siamo con mister Malizia al termine della partita, il Retum Montrotondo Valle del Tevere, terminata sull'1-1. Mister, una grande prova della squadra, una grande prova di carattere. C'è un po' di rammarico per l'espulsione di Ranieri al 15° al primo tempo, poteva essere tutt'altra partita visto poi l'andamento del match. Sì, assolutamente sì. L'espulsione di Ranieri ci ha condizionato tanto il rendimento della partita e non meritavamo assolutamente di perdere. Io penso di fare un giudizio generale di questa partita perché abbiamo avuto un carattere clamoroso. Non meritavamo, anche quando stavamo in 10 non meritavamo nemmeno di prendere il gol, quindi posso solo elogiare i ragazzi e sono veramente felice e soddisfatto della prestazione a livello di carattere. Quindi faccio solo i complimenti ai ragazzi, sono orgoglioso proprio di allenare questi ragazzi, veramente, lo posso dire apertamente. Difficile parlare dei singoli, però ecco, possiamo dirlo, una nota di meglio per Fratini, che quella punizione al 90°, te l'aspettavi o ormai non ci speravi più a quel punto? Diciamo che non vedevamo l'ora, che ci faceva un bel golletto, che dall'inizio dell'anno che stavamo aspettando, sono contentissimo del ragazzo. Però sì, non posso andare sui singoli perché assolutamente c'è stata una prova di sacrificio, poi noi oggi giocavamo molto, molto offensivi, quindi hanno fatto il sacrificio sia davanti, anche partendo da davanti, e quindi era la partita che dovevamo fare. Sarebbe stato un peccato veramente perderla, perché poi comunque sia giocavamo con una grande squadra, seconda in classifica, che si stava giocando il campionato. Quindi penso che abbiamo risposto alla grande. Oggi un passo avanti verso la salvezza, quanti punti mancano secondo te? Sì, non è un finale, perché però il punto di oggi, vedendo gli altri risultati, ci ha dato una bella smossa, ma noi comunque sia, a parte il punto, però domenica poi abbiamo una partita molto sentita e quindi la andiamo a affrontare sicuramente con un altro morale. Ecco, che partita ti aspetti? Lo Scalo ha pareggiato 2-2. Tre punti sopra, che partita sarà secondo te? Beh, un derby, cioè partita aperta per tutti, sicuramente uscirà poi una grande partita, perché comunque sia ci stiamo giocando ancora qualcosa e quindi uscirà fuori una gran partita. Loro diciamo stanno meglio di noi, quindi penso che loro ormai stanno fuori dalla zona play-out, noi ci manca un piccolo passo che potrebbe essere anche domani, però comunque sia, a parte tutto, sarà un gran derby che ha sentito e quindi ce la andiamo a giocare alla grande. Grazie mister, in bocca al lupo. Prego.